Lay. Zer. Yeah. Kane is in the building. Yeah. It's alright, already the show goes on all night. Till the morning we dream so long. Anybody ever wonder when they will see the thunder? Tutta l'attenzione, tutta l'emozione di una serata particolare. Sì, sì, è finita in questo modo. E un po' me l'aspettavo, perché comunque già prima della partita ero tanto emozionata, c'era anche l'ansia, come è giusto che ci sia, però era tanta l'emozione, anche perché venivo da uno stop molto lungo e mi sembrava molto strano all'inizio, ne avevo parlato anche con Anto prima, che era un po' tutto strano ritornare un po' anche prepartita, tutto. E poi vabbè, la partita è andata molto bene, non me l'aspettavo io, ma come tutte noi non ce l'aspettavamo questo bel risultato e anche questo bel entusiasmo, questo bel ambiente che c'era in tutto il palazzetto, anche pieno, è difficile da vedere nel basket femminile. E poi tutto questo mix di emozioni è scoppiato alla fine, perché appunto mentre stavo andando fondo campo per salutare, così mi ha fermato e come per esultare, allora lì io sono scoppiata e c'è stato sì questo abbraccio, un po' di consolazione ma anche di felicità. La tua bravura è stata quella che all'inizio Battipaglia pressava, vi ha messo un po' in difficoltà sia te che a Mataloni, però poi avete reagito con personalità e siete riusciti a entrare in partita, cosa non facile per un playmaker. Sì, 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 loro erano una squadra molto aggressiva, soprattutto sui portatori di palla, sul pressing anche tutto campo, mettevano le mani addosso, era complicato anche iniziare un gioco, gestire tutta la tensione, anche perché c'era anche tutta l'ansia, l'emozione, però sì, dai, è andata bene alla fine. Il presidente della Lega Basket, che era qua a vedere la partita, ha detto che il basket femminile è un gioco di testa, quello fisico, quello maschile è fisico. Però avere Burke. Sì, avere. Avere Burke in squadra, insomma. Sì, 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 aiuta, sì, 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 sicuramente. È molto un gioco di testa, soprattutto se lo metti in confronto a quella maschile, che lì è tanta fisicità, molta più fisicità, però anche nel femminile avere grandi fisici o comunque grande atletismo come hanno le nostre due americane aiuta sicuramente tanto. Ti chiedo un'ultima cosa, dove ci sono i margini che ogni giocatore secondo me sa dentro di sé quali sono i propri margini di miglioramento e dove deve andare a migliorare anche insieme alla squadra? Me lo dici per te e per la squadra, quali sono i punti che secondo te dovete battere di più, dovete cercare di migliorare? Sicuramente, come abbiamo già fatto vedere, il gioco di squadra, riuscire a passarsi tanto la palla, muovere in fretta la palla e soprattutto usare tanta intensità in tutto quello che facciamo, come chiede anche Antonello, il coach, e dobbiamo lavorare tanto su questo. Ovvio, era la prima partita, quindi dobbiamo anche migliorare proprio il nostro modo di giocare insieme. Ci sono state molte belle azioni, e anche senza schemi, anche senza uno schema preciso. E quindi io direi questo. A livello personale, ovvio, essendo playmaker, devo imparare, cioè devo migliorare molto, portare sulla palla, gestire proprio la squadra, anche con la voce proprio, essere un leader in campo, che è quello che vorrei essere.